Ciao videomaker e bentornati sul canale. Oggi facciamo un esperimento perché sono appena iniziate le mie ferie di Natale. Mi sono svegliato presto, ho portato il cane in spiaggia, sono già stanco morto, però ho pensato di prendermi una mezz'oretta per me e di venire qui al parco a fare una cosa che volevo già fare da un sacco di tempo, ma che mi sono deciso a fare soltanto di recente, cioè venire a fare un po' di fotografia macro. Ora, la cosa bella della fotografia macro è che non la conosco, non ne so assolutamente niente e sto cercando di informarmi il meno possibile. Perché? Perché mi piacerebbe divertirmici e basta, anche facendo cose molto belle completamente a caso o cose molto brutte completamente a caso. Sono bombardato di informazioni per quello che riguarda il settore video, vabbè, è normale, ci lavoro, devo essere aggiornato. Però, come vi ho detto diverse volte, per me la fotografia sta cominciando a diventare un bellissimo hobby rilassante che mi obbliga a camminare, che mi obbliga a fare qualcosa di diverso dal solito e che però, siccome io sono ossessionato dal catturare immagini, mi dà anche un certo appagamento quando, quelle rare volte, riesco a fare un'immagine soddisfacente. Ora, ho deciso di aprirmi un po' alla fotografia macro perché io non ho molto tempo per dedicarmi alla fotografia. Cioè, cercare soggetti interessanti significherebbe prendere la macchina, fare almeno un 50 km, infilarsi magari in un bosco, cercare uno scorcio. È qualcosa che non mi posso permettere, visto e considerato che io so che posso dedicare alla fotografia quella mezz'ora, quei 40 minuti a settimana magari. Ok, con la fotografia macro riesco a trovare in maniera molto più semplice dei soggetti carini da fotografare. Magari non sono il massimo, non sono piante esotiche, insetti incredibili, però questo dovrebbe darmi quel senso di soddisfazione di portare a casa delle belle immagini unito a un minimo di movimento, perché adesso tra cane e fotografia dovrei riuscire a riprendere il mio ritmo classico, che è quello di una decina di chilometri a piedi al giorno. Ok, vi presento la bestia, beh, la XT4 ormai la conoscete. Io oggi scatterò JPEG con la simulazione Velvia, che mi piace parecchio e tra l'altro è la stessa pellicola che utilizza anche il buon Paolo Potalivo, che voi avete imparato a conoscere su questo canale, nonché massimo responsabile di questo mio intrippamento con la fotografia dell'ultimo periodo. Mentre aspettiamo che il sole faccia capolino, io vi racconto una roba, cioè sto usando per la prima volta la mia GoPro Hero 9. E la sto usando perché oggi sono solo come un cane, non ho nessuno che possa fare backstage a tutto questo. Ma va bene così, mi piace starmene da solo quando faccio questo tipo di esperienza, perché poi se sei con qualcuno e ti prendi 5 minuti per fare uno scatto, quel qualcuno giustamente comincia a diventare aggressivo verso di te, vuole che tu muoia. Che poi secondo me non ha molto senso stare qui ad aspettare come cretini, perché qui secondo me qualcosina di interessante la troviamo. Dai! Aspettando che il sole venga fuori da lì e magari che si rischiari anche un po' il cielo, perché come vedete è bianco, possiamo fare qualche fotina qui nel sottobosco. Allora, questa situazione mi piace un sacco, è molto bella, però non riesco a trovare un soggetto in rilievo, in primo piano. È tutto troppo verde, qualsiasi soggetto si perderebbe. L'unica chance che ho di far emergere il primo piano è sfruttare quella parte in ombra là dietro, cercando di mettere in primo piano qualcosa di chiaro. Ecco, per esempio, no, questa fogliolina è di un verde molto diverso da tutte le altre. Questa qui potrebbe essere un buon soggetto. Ok, l'idea c'è. Questa è la fogliolina. Devo cercare di sistemarmi in modo tale che lo sfondo sia un po' più interessante di così. Ok, una cosa del genere. Non abbiamo uno sfondo particolarmente interessante. Forse in verticale riusciamo a fare qualcosa di meglio. Oh, sì, senza dubbio. Sì, così è molto meglio.
va anche bene, ma bisogna chiudere un po'. Bisogna tornare a un F8, perché altrimenti ci perdiamo il dettaglio sulla foglia. Risulta troppo corta la profondità di campo e quindi non ci resta che alzare il valore ISO. Andiamo a 1600. Mi sto rendendo conto che questa tracolla mi rompe le palle in una maniera. Oh! Ora, io sono un pirla e non mi sono portato un cavalletto, ma questo fa parte anche del modo in cui mi voglio vivere questa roba. Come vi ho detto, voglio portarla avanti in maniera super ignorante, super istintiva. È chiaro che non ci vuole un corso avanzato per capire che ci vuole un cavalletto per starsene all'ombra del sottobosco, stare a F8 e scattare una roba. Cioè, chiaramente avrei bisogno di tempi di esposizione un po' più lunghi, però fortunatamente abbiamo per le mani una macchina digitale, possiamo permetterci di spingere un po'. Non è che la X-T4 sia questo mostro a bassa luminosità, però ci possiamo permettere di spingere un pochino. Cioè, 2000 ISO non facciamo grandi casini, anche perché non è che queste mie foto poi devono andare al National Geographic, no, non ce ne frega niente. Qui mi pare che ci siano dei contrasti interessanti con queste foglie. Se prima abbiamo cercato il soggetto chiaro su sfondo scuro, qui abbiamo questa foglia che sta per morire, questa cade, e ce l'abbiamo su uno sfondo chiaro, perché lì abbiamo tutta la luce della città, vediamo i palazzi, vediamo come ce la caviamo qui. Che voi ci crediate o no, abbiamo avuto 5 giorni di sole ininterrotto, un sole perenne. Oggi che ho deciso di fare foto, si è coperto tutto, c'è l'ovatta su nel cielo e ce la prendiamo un po' in saccoccia. Però a questo punto io tornerei a valle, dove c'è un po' più di luce, così almeno possiamo tenere dei tempi un po' più alti, e anche se ci trema un po' la mano non fa niente. Allora, questa situazione qua non mi dispiace, è bellina perché c'è questa sorta di curva, una C, il tronco, queste foglie più rossicce. Fa cagare, con questa luce fa veramente cagare, ma io chiedo aiuto ai colori della mia simulazione Velvia. Sono ufficialmente un cretino, ho fatto riprese in F-Log fino ad ora, quando in realtà avrei potuto usare la simulazione Velvia, che è la stessa con cui sto scattando. Adesso mi toccherà fare un botto di post-produzione per adattare le riprese in F-Log a quelle fatte in Velvia. Adesso riprendo solo in Velvia, così avete la stessa identica impressione anche quando vi mostro in video i soggetti. Ora, qui abbiamo questa robina qui, che fa schifo. Però se riusciamo a trovare un soggetto carino, coccoloso, da fotografare in macro, possiamo sfruttare questi colori come background sfocato, o addirittura per poggiare il nostro soggetto. Ora, la parte difficile, trovare il soggetto. Ah, qui ci sono un sacco di fiorellozzi, alcuni molto belli con delle belle sfumaturine di colore, però non riesco a mettere questi fiori che sono veramente in basso con lo sfondo di quei robi. E onestamente non mi va neanche di mettermi a fare magheggi, staccare il fiorellino, poggiarlo lì. Sto vedendo però delle cose interessanti, possiamo provare a fotografarle. Per esempio qui vedo delle foglioline che ancora sono piene di rugiada, e queste qui secondo me macrate, quindi in macro, risultano veramente carucce. Ovviamente dobbiamo staccare la tracolla, che è il peggior nemico dell'uomo. Oggi me la devo accollare, purtroppo, la brava tracolla qual è, perché se no non riesco a tenere in mano la GoPro quando mi serve. Proviamo. Ho fatto un paio di scatti con rugiada, con dei parametri abbastanza spinti. Siamo a 1000 ISO, F8 e un 125esimo. E siccome l'appetito vi è mangiando, su questo tronco mi sa che possiamo fare un bel macrotto a questo bellissimo muschio, che secondo me con i colori Velvia viene fuori uno spettacolo.
cerchiamo di piazzare il verde del muschio contro lo scuro di questi rametti marci e vediamo che cosa riusciamo a tirar fuori. Un 160esimo 1250 ISO F8, questi sono i settaggi delle fotine al muschio. Che devo dire? Non mi dispiacciono, certo non mi permetterei mai di farci una mostra, però sono immagini che mi dicono qualcosa. E fortunatamente sto constatando che questa mia deriva macro sta funzionando. Cioè, io sono venuto in questo parco innumerevoli volte a testare gli obiettivi, a testare le macchine, perché è un posto abbastanza tranquillo, e devo dire che non ho mai considerato questi soggetti così piccoli, così trascurabili, tra virgolette. La mia idea sta prendendo piede, mi sto divertendo col macro. Ultimo soggetto di quest'oggi, poi ce ne andiamo bellamente a fanculo. Questo è una campanula? Cos'è? Anzi, adesso proviamo una cosa. Facciamo una foto e andiamo a cercare su Google. Vediamo se ci dà una risposta. Non mi prendo nessuna responsabilità per questo. Allora, Google dice che questa è un Oxalis pes caprae. Caprae da capra? Piace alle capre, forse, questa. È una specie di pianta tristilo a fioritura gialla della famiglia della cetosella delle Oxalidace. Non lo so, raga, per me è latino. Ok, quest'ultima foto non mi dispiace affatto, mi piace proprio. Ho scattato a un 160esimo F11 e 1250 ISO. Ora, più vado avanti con questi miei soggetti modesti, più vado avanti con questi scatti sperimentalissimi dal mio punto di vista, e più mi rendo conto di che disastro potesse essere fare questo tipo di fotografia quando non c'era la possibilità di cambiare la sensibilità del supporto in ogni momento. Cioè, se uno viene a fare queste foto con un rullino da 200 ASA, o ha il cavalletto o se ne resta a casa. Ovviamente, appena ho paventato questa possibilità di andarmene, è venuta fuori un po' di luce. Poca, mi raccomando, che non sia troppa. E mi piacerebbe beccare anche questo gioco molto bello che stanno facendo queste foglie con la luce. Però qui non lo so se col 120 mm riusciamo a tirarci fuori qualcosa. Aspettate. Ok, quest'ultimo scatto mi è piaciuto tantissimo perché sono riuscito a beccare queste foglie con il contorno della luce e soprattutto un intreccino di fili di ragnatela. Mi piace un bel po'. Non vi dico come l'ho esposta questa roba, perché, anzi no, ve lo dico perché dovete sapere, aspettate. Ve lo dico perché sennò sembra che io sono paraculo. Allora, il sole stava andando via, quindi ho esposto proprio con zero cervello. 1250 di otturatore, quindi un 1250esimo F4 e 800 ISO. Non ha assolutamente senso questa esposizione che ho fatto. Però ero veramente di fretta, ho visto il sole che stava per scomparire, avevo da poco beccato la ragnatela e ho cominciato a girare le ghiere come un pazzo, fidandomi soltanto dell'occhio. Se non avessi avuto una mirrorless, se avessi avuto già solo una reflex, l'avrei cannata alla grande. Fortunatamente il discorso mirrorless e le possibilità che una mirrorless ti dà mi stanno permettendo di fare cose guardabili, anche se veramente non ho l'istinto di chi fa foto. Bene signori, la nostra passeggiatina fotografica volge al termine, sono tornato in macchina, adesso ce ne torniamo a casa e voglio vedere queste foto. Intanto comincio a scaricarmele sul telefono, hai visto mai?
E soprattutto sono curioso di mettere insieme il girato di quest'oggi, perché non è normale per me girare in GoPro, non è normale per me girare senza un microfono decente. Insomma, questo è un format che porto in maniera assolutamente innocente, del quale spero non troverete troppo fastidiosa la scarsa qualità, ma che magari riuscirà a farvi fare due risate se siete esperti con la fotografia e farvi rilassare un po' se semplicemente avete voglia di andare al parco, ma a casa vostra piove, allora vi fate un giro con me.